Ok, stiamo registrando quindi la parola al dottor Andrea Lampis e quindi a te Andrea la presentazione. Ok, perfetto. In questa presentazione parlerò di come riuscire a comunicare la chirurgia navigata al pubblico, in particolar modo utilizzando i canali del web e il social media marketing. Prima faccio una breve introduzione. Sono insieme a mio padre, dottor Giancarlo, il fondatore della Lampis Dental Clinic, che è il primo centro dedicato all'implantologia soft, quindi un'implantologia di tipo leggero e non invasivo, all'interno degli alloggi e col laboratorio. In questa slide non è presente, ma abbiamo anche a fianco un ristorante che va a costituire tutto l'intero complesso con cui il paziente può ricevere anche l'ospitalità. Per quanto riguarda il primo passo principale, dobbiamo parlare molto brevemente di quelli che sono i vantaggi della chirurgia dinamica e vantaggi che sono presenti alcuni anche nella chirurgia statica e altri ancora di più della chirurgia dinamica. Senz'altro uno dei primi vantaggi che viene condiviso da entrambe le metodiche è quello della mini-invasività. La mini-invasività perché comunque tramite un'attenta pianificazione è quasi sempre possibile ormai eseguire dei casi senza ricorrere a interventi di innesto osseo o grandi rialzi. Quasi sempre, infatti, la maggior parte dei casi si può risolvere o con la metodica Hollow 4 o Hollow 6, oppure andando a tiltare due impianti nel caso di un cantilever troppo elevato nella zona anteriore, si può optare a mettere due impianti nel tuber tiltati al contrario, oppure tramite l'utilizzo di pterigoidei, che si possono sempre eseguire con la chirurgia dinamica, possiamo, diciamo, risolvere la maggior parte dei casi. Io lo dico subito, non mi occupo di zigomatici, però sappiamo benissimo che ci sono tantissimi validi colleghi anzi, dai, tanti validi colleghi che stanno iniziando a utilizzare il Navident anche per l'utilizzo degli impianti zigomatici. Senz'altro, comunque, la mini-invasività è uno dei punti di forza più importanti della chirurgia di tipo flapless eseguito con la modalità guidata. Passiamo adesso agli altri vantaggi. Senz'altro abbiamo la rapidità, dove per rapidità si intende non solo la rapidità dell'intervento, ma in particolar modo anche la rapidità della pianificazione chirurgica. Tramite il Navident si potrebbe arrivare a fare l'intervento il giorno stesso, mentre questo non è possibile nella maggior parte dei casi con la guidata di tipo statica. Questo perché i fornitori di solito richiedono molto tempo per poter creare le mascherine chirurgiche e inviarle, e quindi bisognerà senz'altro rinviare tutto un altro appuntamento. Ma oltre per questo motivo, l'alternativa, cioè quella delle DMA in-house, richiede prima di tutto una buona stampante, un'ottima esperienza, un ottimo affiatamento del team. E soprattutto per i casi di foulard post-estrattivi, potrebbe essere in certi casi ancora meglio fare una delle altre due strade, quindi o una guida prodotta da uno qualsiasi dei fornitori col carico immediato, oppure l'alternativa, l'utilizzo del Navident, impronta ottica successivamente, oppure l'impronta tradizionale in gesso, per poi eseguire il carico immediato. In ogni caso, con questa metodica si possono abbattere notevolmente i tempi sia di intervento che allo stesso tempo i tempi di attesa per poter fare successivamente l'intervento, senza far rientrare il paziente troppe volte. Per quanto riguarda il punto 3, abbiamo senz'altro minori costi. Minori costi in modo particolare per la chirurgia dinamica, in quanto questo ci consente di riuscire a pagare meno un intervento rispetto a una dima chirurgica. E inoltre, questo è ancora più vero quando, nel caso della dinamica, una volta fatta la registrazione, decidiamo di mettere solo un impianto e di lasciare gli altri in una fase successiva. Questo non è possibile, senz'altro, nei post-estrattivi, in cui una volta che viene fatta la guida, bisogna procedere con l'inserimento di tutti gli impianti e in ogni caso non è possibile modificare in corso d'opera l'intervento, mentre questo con la chirurgia di tipo dinamico è possibile. Un altro vantaggio collegato al precedente è senz'altro quello di poter dividere l'intervento in due passaggi, che non è possibile invece nel caso della chirurgia di tipo guidata, nel caso dei post-estrattivi, a meno che non si facciano due dime. Inoltre possiamo utilizzare in certi casi, quando abbiamo quindi le due arcate dentarie separate,
anche un attacco del paziente pregressa, sottoponendolo quindi a meno radiazioni, oppure nel caso in cui non sia disponibile la combine in studio, si può evitare comunque, se il paziente ne dispone già di una abbastanza buona, di doverlo mandare all'esterno a fare un altro attacco con conseguente aumento dei costi e in certi casi anche con il rischio di perdere il paziente per strada. Senz'altro la... Andrea, non ti sentiamo, eh? Andrea, non riusciamo a combine sentire. Una delle attrezzature che sono indispensabili all'interno di uno studio blackout. Dentistico strutturato. Abbiamo avuto un piccolo blackout. Adesso mi senti? Adesso ti sentiamo, sì. Come? Adesso ti sentiamo, però abbiamo avuto qualche secondo di blackout. Sì, mi sentite, ok. Perfetto. Ok, siamo arrivati all'attacco del paziente pregressa, no? Sì. Guarda, suggerisco. Luca, ascolta, mi sentite, sì. Suggerisco di mettere in pausa la fotocamera, no? In modo tale che tu non abbia l'immagine web, in modo Ok. tale da dare il canale solo per la voce. Ok, perfetto. Quindi, ok, E così parti dovrebbe pure. andare meglio. Così dovrebbe andare meglio. Parti pure, continua, perfetto. Ok, Grazie. perfetto. Non so perché qua non sta prendendo benissimo in questa zona oggi. Vabbè, comunque, poi gli ultimi due punti si collegano in particolar modo alla presentazione, perché differenziarsi, avere qualcosa di completamente diverso, prima di tutto crea una maggiore accettazione dei potenziali, diciamo, dei piani di cura. In primo luogo perché si possono risolvere casi che normalmente sarebbero difficili da risolvere con le altre modalità. Questo perché magari la DMA chirurgica in certi casi non ci dà il giusto spazio per procedere, oppure ancora perché comunque il paziente rimane impressionato da questa metodica, anche in prima visita si può far vedere qualche intervento registrato tramite la scatola nera, sempre che il paziente dia consenso, e questo ci consente quindi di aumentare anche la percentuale di pazienti che rimane impressionata positivamente dal nostro approccio, dal nostro modo diverso di utilizzare la chirurgia, e questo va quindi a creare sia una percentuale di accettazione maggiore e sia allo stesso tempo andare a creare un potenziale di passaparola. Diciamo che il metodo migliore con cui si può descrivere la chirurgia dinamica, senza ovviamente stare a utilizzare termini che possono essere complessi per il paziente, è quello di dire che operiamo attraverso uno schermo tramite l'utilizzo di una chirurgia robotica e vediamo in tempo reale attraverso l'osso come stiamo operando. Questo è uno dei metodi migliori che si possono utilizzare per descriverle in parole semplici, senza andare a scomodare il sistema di stereocamere e tutti gli altri concetti che comunque sarebbero più difficili da far capire. Collegandoci quindi a questi ultimi due punti, possiamo dire che l'utilizzo di una metodica come la chirurgia guidata e quindi anche di quella dinamica può permettere di incrementare in maniera geometrica il fatturato, perché se noi andiamo a vedere la forma del fatturato, possiamo dire che in sostanza essa è basata sul numero di nuovi preventivi moltiplicata per la percentuale di accettazione del preventivo e poi moltiplicata ancora per il valore del preventivo medio. Se noi andiamo a vedere questi parametri uno per uno, possiamo vedere che se il fatturato di un anno è dato da lo stesso numero dei preventivi in percentuale rispetto all'anno scorso, per lo stesso grado di accettazione e per il valore del preventivo medio, avremo fondamentalmente uno per uno per uno e quindi ci ridà lo stesso fatturato dell'anno scorso. Ma se noi andassimo ad aumentare del 10% ognuno di questi parametri, l'incremento sarebbe esponenziale, perché un 10% di nuovi preventivi in più, con un 10% di accettazione in più, con un 10% di valore del preventivo medio in più, e questo è possibile risolvendo casi più complessi o comunque facendo percepire la differenza rispetto agli altri pazienti, questo ci porta a un incremento di 1,1 per 1,1 per 1,1 volte il fatturato, quindi non è più un 10%, ma calcolatrice alla mano siamo circa sul 30%, con una piccola variazione di ognuno di questi parametri, e questo vi posso assicurare che differenziandoci grazie all'utilizzo della chirurgia guidata e tutti i vantaggi precedentemente elencati è possibile. Quindi adesso andiamo a entrare nel vivo della presentazione parlando di quelle che sono le 5 più 1, tra virgolette, W della comunicazione sui social. Ho utilizzato questa formula perché
una formula che riprende l'incipit di una testata di giornale, di un articolo di giornale. Con la risposta a queste cinque domande è possibile creare un ottimo incipit che è completo, chiaro e preciso. Quindi, allo stesso modo, io vado a parlare di quali sono le domande principali a cui dobbiamo rispondere per riuscire a creare una comunicazione efficace. Sono 5 W, quindi il classico who, why, when, where e what, e poi il bonus, cioè la più uno, è l'how, cioè come comunicare. Quindi nel who andiamo ad analizzare prima di tutto chi sei e a chi comunicare. Scegliamo quindi il nostro paziente target, perché ovviamente noi non possiamo indirizzarci a tutti i pazienti, ma avremo prevalentemente, sia in base alle nostre attitudini che in base a come è declinato il nostro studio, una certa percentuale di pazienti. Probabilmente, se tutti eseguiamo in maniera particolare l'implantologia di tipo navigato, avremo uno studio che è più incentrato sulla protesi, sulla chirurgia e sull'implantologia, e magari un po' meno sulla pedodonzia. Poi non è detto, però comunque tendenzialmente dobbiamo decidere il tipo di target a cui comunicare. E ovviamente da chi siamo noi, da come ci poniamo a chi vogliamo andare a cercare, possiamo ottenere dei ottimi risultati, perché tutti i messaggi che noi faremo al paziente sembreranno risuonare perfettamente sia nella sua testa e sia d'altro canto noi ci troveremo bene con questi pazienti che prima di tutto rispettano il nostro lavoro, poi in secondo luogo sono disposti anche a pagarlo e a capire veramente quello che facciamo, a differenza magari di pazienti che sono target delle cliniche low cost o del turismo dentale. Poi, in secondo luogo, abbiamo un'altra W, che è il why, cioè perché comunicare. Perché un paziente dovrebbe scegliere noi rispetto che la concorrenza, oppure rispetto che non fare nulla? Dobbiamo riuscire a comunicare perché la chirurgia navigata o la chirurgia comunque guidata è diversa da tutte le altre tipologie di chirurgie. Quali sono i vantaggi di questa metodica? E perché noi abbiamo deciso di metterla in atto? Quindi proprio perché noi decidiamo di comunicarla, e fra tutte le metodiche abbiamo scelto questa? A queste domande risponderemo meglio dopo. Poi abbiamo la terza fase, che è quando comunicare. Ci sono degli orari in cui il nostro lettore è maggiormente presente, in cui il nostro pubblico è maggiormente presente su internet ed è più disposto a leggere qualche comunicazione oppure un nostro annuncio pubblicitario. Ma oltre a questo ci sono anche dei periodi in cui si riesce a partire meglio con una campagna di marketing. Infine abbiamo gli ultimi punti, che sono il where, cioè dove sono i nostri pazienti, dove li possiamo trovare, in quali social, e infine co dove comunicare, cioè che tipologia di prodotti dobbiamo comunicare, come li dobbiamo fare, in quali luoghi, qua in quali luoghi si intende ovviamente il tipo di social, e oltre al tipo di social anche il formato migliore. Poi infine abbiamo il cosa comunicare, e questi ovviamente sono i vantaggi e la nostra idea differenziante, cioè quello per cui noi siamo diversi rispetto alla maggior parte degli altri dentisti, e chi utilizza il Navident a mio parere è diverso, perché Luca, correggimi, ma ce ne sono meno di 100 in tutta Italia, giusto? Corretto. Corretto. Quindi già la chirurgia guidata, io mi ricordo che avevo visto un sondaggio della Infodent, ormai vabbè, forse era di fine 2019, comunque in questo sondaggio su 300-400 studi mi ricordo che meno del 10% utilizzava assiduamente la chirurgia guidata, e di questo 10% la quasi totalità solo per le full arch. Quindi in realtà utilizzarla anche per gli impianti singoli ha dei vantaggi piuttosto notevoli dal punto di vista protesicamente guidato e della minimo-invasività. E infine l'how, come comunicare, si basa sul tipo di stile che noi dobbiamo adottare per poter quindi parlare al meglio e sul tipo di contenuti. Partiamo quindi sviscerando più nel dettaglio il primo punto, il punto W. La prima W a cui dobbiamo rispondere indica quindi chi siamo, quali sono i nostri credenziali, chi sono i nostri pazienti target, e per fare questo dobbiamo prima di tutto valutare chi siamo noi. Ovviamente chi siamo noi non corrisponde unicamente ai titoli, ma riguarda anche quelle che sono le nostre attitudini, quindi può riguardare in particolar modo il nostro carattere, il motivo per cui abbiamo deciso di fare il dentista, il fatto che magari lo studio può avere una certa storicità, e oltre a questo anche i nostri titoli, perché ovviamente questi sono giusti da utilizzare. Nel mio caso, ad esempio, nonostante sono molto giovane, da poco ho terminato un percorso di specializzazione, l'ho appreso a University,
appena avuto il titolo in mano, comunque ho comunicato anche questo, perché ricordiamoci, allo stato attuale anche un neolaureato di 23-24 anni potrebbe subito mettere degli impianti, e questa è una cosa che tendono a fare in molte cliniche low cost, quindi è importante far capire in un certo senso anche la differenza, soprattutto se uno è un professionista che comunque ha 20-30 anni di esperienza nell'implantologia. Io adesso sto andando sui primi 10 e comunque questo è senz'altro un punto di forza che potrò sviluppare più passano gli anni. Poi, quali sono i nostri credenziali? Qua possiamo parlare, se abbiamo anche dei gestionali, del numero di impianti che inseriamo, oppure più nello specifico del tasso di successo, della provenienza dei nostri pazienti, a seconda del caso. E oltre a questo anche ovviamente tutte le nostre eventuali pubblicazioni, se ci occupiamo anche di questo, ma possono essere molto utili anche l'utilizzo di semplici interviste sul giornale, ed è abbastanza semplice uscire almeno nei giornali locali che spesso vogliono delle rubriche, oppure ancora comprare degli spazi pubblicitari che possono fungere da vere e proprie inserzioni che però assomigliano più a degli articoli. Quindi tutte queste cose possono in parte aiutare. Quindi il primo chi sei, dobbiamo valutare tutte queste cose e decidere in base a questo anche chi devono essere i nostri pazienti target. Io sinceramente qua ognuno valuta i propri pazienti, ovviamente se noi stiamo parlando del Navident, i nostri pazienti target sono tutti dei pazienti di tipo implantologico, e su questo però vorrei fare una considerazione. La maggior parte delle persone pensa che i pazienti implantologici siano per forza pazienti di una certa età, quindi diciamo over 55, over 60, che abbiano o una protesi da un po' di tempo oppure una dentatura allo stadio terminale. Io effettivamente mi sono accorto che in una zona che è molto inflazionata, la Sardegna non lo è più di certo tanto, diciamo che nel nord Italia oppure anche a Roma ci sono molte, molte più cliniche, catene low cost, e diciamo l'ombra del turismo dentale si sente di più. Ho notato che quello che si può fare in certe zone è ragionare al contrario rispetto anche a quella che è la concorrenza. Quindi in realtà riuscire anche a trattare dei pazienti target piuttosto giovani, diciamo dai 35 ai 45 anni, potrebbe riservare delle sorprese interessanti, soprattutto a chi magari gli manca un solo dente, due o tre denti, perché comunque anche l'impianto singolo permette sia di fare dei lavori che comunque si possono garantire per un periodo di tempo maggiore, sia d'altro canto anche di non andare verso la bolgia dove stanno andando tantissime cliniche low cost, che sono diciamo proprio le arcate. E prima di tutto ricordiamoci che, cioè, me lo ricordo ogni giorno quando mi devo confrontare con queste catene che pensano solo al profitto, che noi prima di tutto siamo dei medici e che dobbiamo curare i denti. Quindi io non condivido tanto il fare arcate tutto spiano, soprattutto con degli over treatment, e penso ovviamente nessuno di voi, però ci sono tantissime persone che fanno un tipo di comunicazione di questo tipo, parlando di prezzi, arcate a partire da tutte queste cose di sicuro non servono nella comunicazione, perché vanno a tirare solo i pazienti che comunque badano solo al prezzo. Quindi io per anni ho provato entrambe le strategie, comunque utilizzo il marketing all'interno dello studio già dal 2014, prima in una versione un pochino più semplice con blog, per poi passare all'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione già da 4-5 anni, e ho visto che comunicare i prezzi in partenza non è mai una strategia vincente. Questo vi può essere utile comunque nel caso voi abbiano un piano di comunicazione. Comunque noi attiriamo i pazienti in base a come comunichiamo, in base a chi siamo. Quindi noi dobbiamo riuscire a trovare l'avatar di un paziente ideale. L'avatar di un paziente ideale ovviamente è un paziente di tipo implantologico o che richiede chirurgia, nel nostro caso deve essere un paziente che ha piena fiducia in noi, molto incentrato su quella che su quelle che sono le novità, quindi che è molto attento anche alla cura che noi possiamo mettere nella stesura di un piano di trattamento, ma ancora di più deve essere un paziente che ovviamente ha le disponibilità economiche, o se non ha proprio le disponibilità economiche, almeno la volontà di iniziare un piano di trattamento. E oltre a questo, ovviamente deve essere regolare con i pagamenti, ma soprattutto avere rispetto di noi. Questo per me è l'aspetto più importante, perché dal rispetto della figura professionale e di quelli che sono i nostri piani di trattamento ne consegue tutto il resto. Ovviamente
ci deve essere senz'altro anche un minimo di disponibilità, perché sappiamo che comunque l'implantologia ha dei costi elevati sia per il professionista, che quindi si ripercuotono in costi elevati anche per il paziente, però è fondamentale quindi valutare tutte queste cose. Poi si può parlare di mille questionari che sono presenti anche su internet, dove si valuta l'eventuale professione del paziente, l'eventuale anche reddito in teoria, anche se sono tutte cose che in Italia non possono essere profilate con i nostri comuni social, né su Google, né su Facebook, né neanche su YouTube. Però comunque si può cercare di capire qual è il nostro paziente ideale. E la buona notizia è che non dobbiamo crearlo da zero, ma senz'altro ne abbiamo già qualcuno fra questi. La maggior parte dei pazienti, che voi vi renderete conto che comunque qualsiasi cosa voi diciate, loro si fidano. Quei pazienti che comunque pagano puntuali, devono eseguire diversi lavori di protesi, non vanno a fare i giri dei preventivi, questi sono quelli che vi consigliano anche altri pazienti, parenti, quelli sono i vostri pazienti ideali. Quindi un piccolo esercizio che potete fare, che secondo me vale molto più di mille questionari di creazione dell'avatar, è quello per l'appunto di andare nel vostro gestionale, oppure anche a grandi linee, perché tanto ricordiamoci la legge di Pareto. I pazienti più importanti, quelli che vi danno maggiori risultati, sono sempre il 20%. Quindi la legge di Pareto, magari non con le percentuali 80-20, si può applicare anche in questi casi. La legge di Pareto, per chi non lo sapesse, afferma molto semplicemente che l'80% dei risultati è dato dal 20% delle cause, quindi l'80% del fatturato di solito è dato da un 20% dei pazienti. Oppure ancora si può rigirare anche in altre maniere. L'altro restante 20% dei pazienti in totale, l'altro restante 80% dei pazienti dà in totale solo un 20% dei risultati. Ma possiamo vederlo anche dal punto di vista problematico, anche nei pazienti che danno problemi. Nella maggior parte dei casi, il 20% dei pazienti più problematici vi dà la quasi totalità dei problemi dello studio e spesso vi fa venire voglia di cambiare lavoro. Se si riescono a individuare sia i pazienti ideali che vorremmo trattare, sia allo stesso tempo i pazienti che preferiremmo non trattare, i pazienti che magari arrivano già con fare aggressivo, oppure con una lista di preventivi, oppure che dichiara subito che vuole farsi preventivo, oppure i pazienti che pretendono troppo e non si fidano dei nostri piani di trattamento. Insomma, andando a capire chi non vogliamo, chi preferiremmo non trattare. Allo stesso tempo, chi avremmo magari il piacere di trattare maggiormente, possiamo riuscire a fare una comunicazione migliore che poi sarà indirizzata proprio a questi pazienti. Ovviamente, andando a vedere nel gestionale, potrete trovare in pochi secondi, oppure con un'analisi di massimo un'ora, andandovi a vedere tutte le cartelle, quelli che sono i pazienti con cui vi trovate meglio, quelli che non danno problemi e soprattutto quelli che comunque si fidano di voi. Andando a trovare questi pazienti, potete iniziare a vedere delle caratteristiche in comune, potrete notare che magari hanno un circolo in comune, provengono tutti dallo stesso paese, dallo stesso quartiere, hanno magari un gruppo di pari simile, fanno anche delle professioni spesso simili, hanno un grado di istruzione simile e sulla base di quelli potrete riuscire a creare un primo avatar di quello che è il vostro paziente ideale. Una volta trovato questo, potete anche pensare al contrario, cioè trovare anche l'avatar di quello che è il paziente che non vorreste mai curare e che consigliereste anche alla concorrenza in un certo senso. Qua ovviamente stiamo un po' esagerando, però esistono anche di queste tipologie di pazienti che danno tantissimi problemi e che spesso è meglio non iniziare neanche a trattare, perché dopo, insomma, penso che c'è qualcuno che comunque ha 30 anni di esperienza, ha intuito, ormai riuscite già a capire quasi subito che quel paziente vi darà rogne o addirittura vi potrà fare causa. Senz'altro esistono queste categorie di pazienti e piano piano imparate a riconoscerle. Il vostro stile comunicativo dovrà proprio evitare questa categoria di persone. Quindi in questa fase dovete capire chi siete voi e come incontrare quelli che sono i vostri potenziali pazienti. La buona notizia è che sono presenti su Facebook quasi tutti. La seconda W da trattare è quella della why, cioè qual è la vostra ragione di esistere, qual è la tua ragione di esistere, perché hai scelto di fare il dentista? Ovviamente lo scegliamo in un certo senso come lavoro, magari qualcuno è stato ispirato anche dal proprio genitore, dal proprio padre, sin da quando è piccolo, come può essere il mio caso, però oltre a questo dobbiamo anche considerare il fatto che in modo particolare
tutti noi abbiamo scelto questa strada per qualche motivo. Questo motivo deve sempre riguardare la passione e non la mera professione. Comunque, penso che ognuno di voi non ha problemi a capire il motivo per cui ha scelto un avvidente, per cui ha scelto di eseguire l'implantologia, di curare i pazienti che hanno perso i loro denti. E una volta trovato questo motivo, è importante comunicarlo. Questa è la vostra ragione di esistere, quella interna che comunque il paziente percepirà in ogni modo, perché voi potrete comunque, sia col vostro comportamento, coi fatti e con i pazienti che avete trattato pregressamente, ma anche tramite il vostro stesso comportamento, la trasmetterete. E non c'è nulla di meglio che riuscire a trasmettere questa passione, perché vi aiuta parecchio sia nell'andare a comunque sta diventando sempre più complessa e rispetto a tanti anni fa richiede maggiori investimenti. Io purtroppo non l'ho conosciuta all'età d'oro dell'odontoiatria, però tantissimi me ne hanno parlato, e sia d'altro canto questo vi aiuterà anche ad avere un grado maggiore di accettazione dei preventivi e un maggior grado di fiducia da parte del paziente. Quindi la vostra ragione di esistere, perché avete scelto il Navident, perché avete scelto di investire in tecnologia, di essere meno invasivi o di dare il meglio dei vostri pazienti. Il secondo punto invece che va risolto è perché un paziente dovrebbe scegliere te piuttosto che un altro specialista, piuttosto che restare nella sua situazione. In questo caso abbiamo quindi due concorrenti, tra virgolette. Il primo concorrente non è il turismo dentale, non sono le cliniche o la concorrenza dentale, ma è proprio la pigrizia umana. Nella maggior parte dei casi le persone tendono a sottovalutare la loro situazione. E quando decidono di rivolgersi al dentista, spesso è troppo tardi, spesso molti denti non si possono salvare, ci ritroviamo nella situazione di fare la classica arcata su quattro impianti, che poi io non prediligo tantissimo, però questo è un fatto più che altro clinico. Comunque, la pigrizia tende ai pazienti a rinviare sia alla visita del dentista, sia allo stesso tempo anche l'accettazione di un piano di trattamento. E questo deve essere evitato perché comunque potremmo evitare al paziente problemi futuri, perché più passa il tempo più ovviamente si diminuirà la quantità di osso, più passa il tempo più avremo da risanare diverse situazioni come occlusioni che si sono modificate, quindi magari anche denti che sono estrusi, altri denti che hanno eseguito un movimento di mesializzazione che quindi rendono più complessa la terapia. Insomma, se riusciamo in certi casi a intervenire precocemente, senz'altro è meglio. E per farlo quindi dobbiamo riuscire a smuovere il paziente dalla sua pigrizia in primo luogo, spiegandogli in maniera accurata che anche la perdita di un solo dente potrebbe presentare dei problemi in futuro, perché potrebbe quindi creare l'atrofia ossea, l'estrusione dell'antagonista, la mesializzazione del dente, insomma, può creare dei vari problemi. Anche una parodontite non trattata in maniera precoce potrebbe creare dei problemi a breve. Insomma, dobbiamo spiegare tutti i vantaggi dell'intervenire subito, prima che sia troppo tardi, senz'altro, ma allo stesso tempo dobbiamo, una volta che gli spieghiamo perché è importante la salute orale, perché la salute orale si ripercuote in tutta la salute di tutto il corpo, una volta spiegato questo, dobbiamo riuscire a spiegare anche perché dovrebbe scegliere te piuttosto che un altro specialista. E qua, con l'implantologia guidata, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Ovviamente i pazienti ci scelgono da un lato sia tramite il passaparola, e questo è sempre il mezzo più importante, sia allo stesso tempo perché, non perché siamo migliori, ma perché siamo diversi. E per essere diversi abbiamo tantissime strade da percorrere tramite tutte queste innovazioni. Quindi possiamo parlare ad esempio della mini-invasività, che è anche quella che ha permesso a me di creare il mio marchio, che è il marchio Implasoft, l'implantologia leggera, senza tagli col bisturi, senza punti di sutura e senza anche rigenerazione, possiamo dire, voi potete valutare qualcos'altro. La mini-invasività, senz'altro, è uno dei più importanti, ma potete anche decidere magari di puntare su qualcos'altro, come ad esempio la maggiore precisione, la maggiore accuratezza, oppure il fatto che vi innovate continuamente. Insomma, è più importante che essere migliori, essere diversi. E per essere diversi, ovviamente, non si può parlare di concetti che sono astratti come la qualità e che possono essere utilizzati da tutti come le cliniche low cost, ma bisogna parlare di qualcosa che è più specifico, che può essere tangibile. E il Navident, senz'altro, rappresenta una di queste armi. Passiamo alla terza W, che è il WEN.
Qua in questa fase in realtà è abbastanza semplice, c'è poco da dire, in quanto quando noi ci occupiamo di valutare gli orari, dobbiamo sapere che gli orari migliori per comunicare sono senza ombra di dubbio quelli delle pause pranzo, ricordandoci che comunque, oppure del fine lavoro, ricordandoci che in questi momenti il paziente è più disposto ad avere comunque un'interruzione tramite un annuncio pubblicitario. E allo stesso tempo sono quei momenti in cui magari la sera è anche disposto a utilizzare un computer piuttosto che un cellulare e che quindi magari può visionare un video con un contenuto più lungo. Quindi senz'altro i momenti migliori possono essere in base alla vostra regione, dove vi trovate, dopo mezzogiorno o dopo l'una, prima senz'altro del rientro al lavoro, quindi prima delle 15, delle 14, quindi in linea mass di massima direi dalle 12 alle 15 e dalle 20, 21 alle 23. In questi orari si tende ad avere un pubblico ricettivo. La bellezza della piattaforma di Facebook è che permette anche di calcolare comunque quali sono gli orari migliori anche nel caso delle vostre inserzioni. I periodi dell'anno migliori, anche questi dipendono da tanti parametri, però ho visto che dal punto di vista psicologico è molto difficile far accettare dei lavori nel periodo prima delle ferie. Il paziente per rinviare il preventivo vi può anche la situazione preventiva vi può anche dire bene, ne parliamo dopo le ferie. Mentre i periodi migliori sono senz'altro settembre, rientro delle ferie, oppure gennaio. Quindi se volete pianificare una campagna pubblicitaria piuttosto martellante, potete scegliere proprio questi periodi. A settembre, ricordandoci che comunque una campagna pubblicitaria per Atechide può richiedere un minimo di 2 e un massimo di 4 settimane, oppure a gennaio. Quindi l'ideale in questo caso sulla comunicazione nei social potrebbe essere procedere un po' come ha fatto Luca con l'eventuale campagna di questo periodo tramite la Blue Dental, comunque tramite la Blue Pubblicità, ma questo è un altro discorso. Comunque settembre, ottobre, gennaio, febbraio sono senz'altro i periodi migliori, ricordando di... Adesso infine parliamo dell'ultimo punto che è il dove, che è il quando interno al paziente, cioè ogni paziente si ritrova spesso ad avere un percorso di scelta del dentista, un percorso di risoluzione del problema che è piuttosto notevole, cioè è piuttosto importante. Si parte da una fase in cui il paziente non è minimamente consapevole del problema e poi si procede da una fase in cui successivamente tende ad essere consapevole del problema ma non sapere le soluzioni. Quindi inizia poi a cercare in giro il vario tipo di soluzioni, inizia a chiedere ai suoi parenti e poi avrà quindi un'idea anche di che cos'è un impianto, magari avrà un'idea di che cos'è l'implantologia. Ora vi do una buona notizia: quasi nessuno ha idea di che cosa sia l'implantologia guidata, tutti sono legati ancora, e questo ho notato anche a Milano, ho chiesto anche a diversi colleghi di Milano, non è molto più diffusa l'implantologia guidata rispetto alla Sardegna. C'è qualche percentuale di digitalizzazione in più degli studi, senz'altro, ma anche nel nord Italia non è ancora così diffusa l'implantologia guidata, quindi c'è spazio senz'altro per tutti voi. Questo per l'implantologia guidata di tipo statica. Quando invece parlate proprio dell'implantologia guidata di tipo dinamica, possiamo dire che praticamente non avete quasi concorrenti e che anzi potrebbe essere assurdo per il paziente stesso pensare che esista qualcosa del genere. E anch'io spesso, poco prima di acquistare il Navident, ero scettico che potesse esistere una soluzione che ancora al giorno d'oggi mi sembra quasi fantascienza, eppure funziona. Quindi, senz'altro, il paziente ha diversi percorsi di scelta e di consapevolezza per poi arrivare a scegliere il proprio dentista, perché comunque parliamo di qualcosa di estremamente importante, che per lui richiede molto, sia in termini psicologici, sia in termini di esborso economico, ma anche in termini psicologici, perché comunque poter sostituire il proprio sorriso dà una seconda possibilità di vita a tantissime persone. Quindi la comunicazione deve essere diversa anche in base al percorso di scelta del paziente, in base a dove si trova. Esiste un proprio un concetto. Andrea, ti abbiamo perso? Andrea, aspetta, prima di recuperarti. Ok, Andrea, se ci sei. Aspetta, eh. Peccato.
Ok. Pezzi basi. Andrea. Andrea. Ok. Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a comunicare con Andrea che ci siamo. Andrea, Pronto. non ti sentiamo. Ok, provo un Guarda. attimo, un po' 2 secondi a avvicinarmi. Aspetta, voi, aspetta, se parla Andrea lo sentite? Prova un attimo a Già parlare. meglio? Sentite? Mi sentite? No, perché non ti sentono. Cioè, io ho provato, perché provo un attimo. Però c'hai. Sei mutato, eh? Sei mutato. Sei muto su GoToMeeting, sei muto, dovresti smutare. Ok, ci sei, perfetto. Sì, va meglio, va meglio. Va meglio? Ok, Sì. procediamo allora. Siamo arrivati qua, ok. Quindi un paziente tende sempre a guardarsi in giro e a chiedere comunque ad altri pazienti, quindi questo è di fondamentale importanza, ma può essere sfruttato anche per iniziare anche nelle stesse pagine Facebook, comunque a creare un post che viene visualizzato prima di tutto, magari proprio dai propri pazienti stessi e successivamente esteso anche agli altri pazienti. Questo può creare un po' di riprova sociale e può essere utile per riuscire a creare, diciamo, una prima base che poi successivamente si andrà a crescere e farà un po' effetto palla di neve, la creazione quindi di una corretta comunicazione. Adesso passiamo alla quarta, la W, che è il where, cioè dove comunicare, quali sono i social migliori. Senz'altro i pazienti si possono trovare sui social, perché comunque guardando gli ultimi dati qualcuno dice che tutti stanno andando via da Facebook, che ormai Facebook non è più presente. Sono tutti su Instagram. Per i pazienti che interessano a noi, quindi pazienti di tipo implantologico, non è assolutamente vero. Praticamente su Facebook c'è ancora l'80-90% delle persone over 50 e questo è molto interessante perché ci permette proprio di trovare le persone che vogliamo e soprattutto di andare successivamente a targetizzarle e fare le nostre inserzioni. Per quanto riguarda i social migliori, a mio parere sono senz'altro Facebook. Poi abbiamo anche Google che qua non l'ho messo, ma si può considerare un social in quanto comunque ha le pagine, alle recensioni, alle foto che possono essere caricate dagli utenti. Insomma, ormai anche Google si comporta come un social. Ricordandoci però una grande differenza. Su Facebook noi andiamo a interrompere diciamo, una persona mentre si occupa di fare altro. Quindi dovremmo riuscire a tirargli l'attenzione e fargli guardare, almeno fargli iniziare a leggere il post, da lì proseguire. Mentre su Google abbiamo persone che sono alla ricercativa di un problema. Qua sono due facce diverse, diciamo, sono due tipi di approcci completamente diversi. Su Facebook dobbiamo essere bravi ad attirare l'attenzione e a rispondere a quella che è la domanda latente, cioè un paziente che non sta ricercando attivamente un dentista, ma che potrebbe averne bisogno, se stimolato giustamente. Mentre su Google andiamo invece a stimolare quella che è la cosiddetta domanda consapevole, quindi persone che stanno attivamente cercando dentisti. La brutta notizia in questo caso è che se voi siete su, si pubblica anche la concorrenza, quindi ovviamente a seconda delle situazioni potrebbe succedere che comunque una persona che è anche in cerca di preventivi. Di solito da Google possono provenire dei contatti migliori. E soprattutto si possono indirizzare questi contatti con delle sezioni, delle pagine un po' più approfondite, come ad esempio la home page del sito, delle landing page, cioè delle pagine di piccole dimensioni in cui i
il paziente può solo o uscire o lasciare i contatti per fissare una visita o per essere ricontattato, oppure anche all'interno di una pagina del blog. L'altro canale che io, devo dire la verità, non utilizzo molto, ma che mi riprometto di utilizzare a breve, è quello di YouTube. Su questo non posso dire molto, però ho visto che qualche centro è riuscito ad avere dei video comunque anche con decine di migliaia di visualizzazioni. Senz'altro anche questo può aiutare. Diciamo che il terreno su cui gioco senz'altro meglio io è Facebook, dove praticamente faccio la maggior parte delle varie attività, quindi sia pubblicando da una parte sul mio profilo personale ogni tanto qualche caso clinico oppure qualche post su quello che è il mio lavoro, ma questo più che altro per creare il mio personaggio, sia sulla pagina Facebook dove noi creiamo le inserzioni, sia all'interno di un gruppo Facebook che si chiama Dottor Andrea Lampis, il dentista in forma, e che allo stato attuale, dopo lo vedrete anche qualche screenshot, ha quasi 6.000 membri e sono pazienti che spesso mi fanno delle domande, mi chiedono come poter risolvere dei problemi, insomma, questo crea un sacco di interazioni, di community, e spesso sono gli stessi pazienti all'interno del gruppo, una volta che vedono comunque che posto continuamente dei casi studio, posto delle recensioni, rispondo alle domande, sono disponibili, oppure allo stesso tempo tende a creare un clima di community. Questi sono gli stessi pazienti che so già che una volta che si decidono, dopo mesi magari o addirittura anni in certi casi che seguono il gruppo, so già l'80-90% che mi accettano preventivo, proprio anche senza badare a spese, perché comunque ormai hanno una comunicazione di tipo senz'altro unipersonale con me, perché con molti di questi non comunico, io creo solo il post, ma loro non hanno comunicato con me, ma si crea qualcosa come proprio un vero effetto fan, in cui comunque le persone mi seguono di continuo, leggono tutti i miei post, mettono mi piace, insomma riescono proprio a crearsi, ad affezionarsi alla mia figura, e questo contribuisce senz'altro parecchio. Oppure l'alternativa è Facebook mediante l'utilizzo delle inserzioni. Infine la quinta W, che è il what, è quello che ho anticipato prima con la WWDY, cioè di comunicare la nostra idea differenziante. Nel nostro caso ovviamente è quella della chirurgia navigata e dei propri vantaggi. Io qua ne ho messo qualcuno a titolo illustrativo, e possiamo ricordare senz'altro l'accuratezza di questa metodica, il fatto che comunque sia un'innovazione, oppure qua la rapidità dell'intervento, o la mini-invasività. Insomma, a seconda di chi volete cercare, io vi consiglio di scegliere in modo particolare uno di questi quattro attributi e basarvi prevalentemente su di quello, perché comunque parlare di tutte e quattro spesso può creare confusione all'interno della mente del paziente. Io infatti lo vedo spesso anche come errore, molti studi dentistici che dicono che si occupano di tutto e fanno l'elenco delle prestazioni, implantologia, protesi fissa, protesi mobile, pedodonzia. Prima di tutto questo crea confusione nella mente del paziente, perché un dentista che si occupa di tutto spesso non viene percepito come specialista e spesso si ferma a leggere alla seconda o terza branca che trattiamo. Ma in secondo luogo l'utilizzo di una particolare specializzazione va a rendere più semplice la scelta del paziente. E spesso il fatto che noi ci specializziamo, quindi ci focalizziamo su qualcosa, rende il paziente più consapevole di questo qualcosa e più in grado quindi di decidere di affidarsi a noi. Allo stesso tempo a noi, come sappiamo, comunque l'esperienza ci permette di diventare sempre più pratici e sempre più rapidi. Se noi facciamo pratica con una metodica in particolare, prima o poi riusciremo successivamente a renderla sempre meglio, e questo crea un circolo virtuoso. Invece occuparsi un pochino di tutto spesso non è la soluzione ideale, sia in termini di costi sia in termini di impegno mentale, poiché possiamo anche delegare tutto ai professionisti, alle altre persone dello studio, però in generale se noi come figura dovremmo riuscire a comunicare nel nostro marketing una sola delle nostre specializzazioni, poi il resto verrà di conseguenza. Ovviamente questo non vuol dire che da oggi a domani non dovete più fare le altre cose, quindi non è che dovete da un giorno all'altro smettere di fare ortodonzia, pedodonzia o gli altri trattamenti, però il vostro marketing dovrà essere senz'altro incentrato
sulla chirurgia navigata, quindi sull'utilizzo del Navident, utilizzando, io qua vi ho portato qualche esempio, uno di questi vantaggi. Molto spesso basta anche l'effetto wow dell'intervento. Se una persona vede un video a scatola nera del vostro intervento, spesso resta sbalordito. Io in certi casi lo utilizzo, anche se poi utilizzerò successivamente la chirurgia di tipo statica, solo per far vedere la cura e i nostri investimenti in innovazione. Se proprio io dovessi dire quello in cui noi siamo focalizzati, io direi che il mio target principale sono i pazienti odontofobici che hanno paura del dentista. Anche dicendo che io sono contro queste tipologie di intervento, poi se vanno fatti, quello è un altro discorso, però io mi occupo veramente poco di rigenerativa e la quasi totalità di tutti i miei interventi è fatta sempre in chirurgia guidata, o di tipo statico o di tipo dinamico. Qua infine procediamo all'ultima parte, che è anche un po' quella più importante, cioè la how. Qua entriamo nel vero, diciamo, nella parte veramente pratica, cioè andremo a vedere come comunicare, con quali canali e quali formati utilizzare. Come comunicare, qua io vi consiglio come canali principali questi tre. Il profilo personale potete pure in parte evitarlo perché comunque rappresenta proprio il vostro profilo base e spesso per certi casi se voi lo utilizzate ai fini lavorativi potrebbe anche creare dei problemi, addirittura in certi casi potrebbero anche eliminarvelo, però se pubblicate qualcosa di molto leggero, qualche foto di, diciamo, di momenti di lavoro quotidiano, di vita quotidiana con lo staff, oppure qualche post sul perché avete scelto di fare dentista, comunque anche lo stupore nel poter ridare il sorriso. Se comunque comunicate qualcosa di quello che voi vi sentite dentro, senz'altro è una parte che si può effettuare. Ovviamente non dovete pubblicizzare roba tipo denti fissi in 2 ore oppure questi slogan molto sempliciotti all'interno del profilo personale, ma deve avere più una dimensione di professionista vero e proprio, facendo anche sbirciare qualcosina di quello che è la vostra vita personale, senza esagerare, però facendo capire come. Dice chi aspetta la COP, persone oltre le cose, diciamo. Non mi ricordo se era lo slogan della Conad. Comunque dovete far capire che c'è un essere umano dietro la vostra figura di medico. E questo è molto importante perché spesso le persone sono attratte da una parte dal gossip e dall'altra parte anche da quelli che sono i nostri piccoli difetti e le nostre piccole caratteristiche personali e non solo dalla figura del medico che è perfetto. Io molte volte anche con i miei pazienti che hanno paura. Scherzo molto sul fatto che in passato anche avevo paura degli interventi chirurgici, perché comunque ho avuto un paio di operazioni anche al naso, e quindi scherzo che, nel senso che anch'io ho avuto paura di queste cose, o che anch'io in certo senso ho paura del lago, e che anzi loro sono delle persone che loro si credono magari, ma già aver avuto il coraggio di intraprendere un percorso del genere le rende comunque delle persone che in realtà sono coraggiose perché hanno saputo affrontare le loro paure. Quindi anche io scherzo sulla paura del lago, su queste piccole cose. E comunque il profilo personale deve riguardare più che altro, mai delle promozioni, ma più che altro dei piccoli ritagli, dei piccoli pezzi di puzzle di quello che siete voi, di quella che è la vostra personalità. Ok. Ci sei, Andrea? Andrea, ci sei? Andrea, Houston, abbiamo un problema. Dimmi. No, peccato perché invece la presentazione è molto interessante. Peccato che abbiamo questi gap di comunicazione. C'è mare mosso. C'è mare mosso, evidentemente sullo stretto di Sardegna, Spiravento. Infatti.
La Sardegna è isolata. Sì. Bella. Sì, sai la battuta invece dell'Inghilterra, no? Che diceva sulla Manica c'è mare mosso, l'Europa è isolata. Il punto di vista inglese è sempre opposto a quello degli altri. That's That's so English. so English, infatti. Invece sicuramente gli amici sardi non hanno questo punto di vista, pensano di essere loro isolati e non il resto dell'Italia. Vogliono essere loro isolati. Esatto. Allora, vediamo un attimo se recuperiamo. Luca. Non ti riusciamo più a sentire. Di nuovo? Sì. Da mo. E tra l'altro, Ma provo senza fotocamera. tu sei già senza fotocamera. Anche ora? Sì, sei senza fotocamera. Ma avete chiuso la sessione? No, sei tu che sei uscito. Passo così. Il Ma hai collegato con la wifi o con il cavo? decano, il programma. Tu sei collegato con, mi domandano dalla regia, sei collegato col wifi o con altri mezzi? Col wifi? Il problema è quello. Allora è un problema col wifi? Può Vuole essere, il io sto cavo? lavorando comunque. Vediamo un po' se riusciamo a ricollegarci. Ok, ci siamo quasi, qua dovrebbe darmelo adesso. Proviamo di nuovo. Ok, ti sei collegato, adesso sì, ok, ti vediamo. Ok. Ok. Perfetto. Ci Siamo a buon sei? punto. Posso chiederti, Provo a fare. Andrea, di raggiungere comunque la conclusione della tua presentazione, perché siamo comunque, dobbiamo stare entro i 60 minuti. Ok, sì. Cavolo, in effetti stavo già. Ok. Sì, cerco di fare molto velocemente. Comunque la maggior parte delle cose le ho dette. Quindi i formati da utilizzare possono essere i post, quindi in questo caso possiamo parlare dei classici scritte con annunci pubblicitari in cui si va a parlare della implantologia navigata, magari con un'immagine di voi col Navident, oppure ancora si possono utilizzare dei video. Ovviamente i post devono essere con delle immagini. I nuovi formati prevedono anche i video short, con cui potete fare dei video molto brevi, oppure delle stories con cui potete magari far vedere qualche sorriso e qualche risultato che avete ottenuto. Questa parte si va a parlare successivamente invece dei tipi di stili di comunicazione da utilizzare, quindi qua possiamo parlare di quelli che sono il nostro tone of voice, che tipo di personaggio vogliamo incarnare, chi siamo, quali sono i nostri valori. E in questo caso possiamo valutare anche in base a quella che è la nostra personalità diverse tipologie di persone. Qua abbiamo messo qualche esempio, il ribelle, l'avvocato, dove per avvocato si intende il dentista che vuole difendere gli altri pazienti comunque che sono magari stati delusi in passato dalle cliniche low cost oppure dal turismo dentale. La figura genitoriale empatica può essere un altro esempio, oppure il medico dentista di famiglia tradizionale. Io, anche se sono molto giovane, tendo ad incarnare prevalentemente un insieme di figura genitoriale empatica, nel senso dentista empatico, che cerca di capire tutto, di ascoltare senza giudicare, e dallo stesso tempo con un pizzico di avvocato, in quanto comunque cerco sempre di dire le cose per i pazienti e stare dalla parte del paziente. Per quanto riguarda adesso qualche piccolo esempio, qua abbiamo il nostro gruppo privato Facebook, che è il dottor Andrea Lampis, il dentista in forma. È un gruppo riservato ai pazienti. Vi faccio vedere molto in breve che qua abbiamo 587 richieste di iscrizione, lo stato attuale. Siamo quasi, adesso sono anche aumentati, sono più di 5.600 membri iscritti e comunque comunicano quotidianamente. Non è una cosa che si crea dall'oggi al domani, ci può volere tantissimo tempo. E da quello che so, sono forse il gruppo più grande, ho già creato uno dei gruppi più grandi in Italia da dentista a paziente. Poi gruppi di odontoiatria ne esistono tanti altri che però sono dedicati da specialista a specialista, quindi è già un altro caso. Questo è un gruppo proprio da dentista al paziente per rispondere alle domande principali. Forse ce n'è qualcun altro di turismo dentale, ma comunque non risiede in Italia. Quindi
qua comunico ogni giorno. Qua abbiamo qualche esempio di contenuto. Qua ho pubblicato, questi sono gli screenshot di alcuni articoli con cui sono uscito. Qua abbiamo Lampis Dental Clinic, dottore della Lampis, il futuro è robotica e implantologia guidata senza bisturi. Qua sono stato intervistato da Lansa per l'utilizzo di questa metodica. Scusami Andrea, però non vediamo le slide, siamo ancora fermi alla how. Quindi, come non vedete le slide? Cioè, no, siamo fermi alla how. Proviamo di nuovo. In condivisione, non il desktop, ma la slide. Da qua. Togliti dalla condivisione e poi riprendila. Però quando la riprendi, digli... Devo chiedere all'organizzatore. Allora, guarda. Luca, dammi la condivisione. Ok, ti do di nuovo la condivisione. Riprovaci. Ora? Riprova a condividere. Ok. Ancora non... Ok, perfetto. Adesso vediamo. Molto brevemente, questo è uno screenshot del gruppo, come dicevo prima, qua questi sono i nostri membri, qua abbiamo le richieste di iscrizione, abbiamo vari contenuti in sospeso che certe volte tendo a non pubblicare perché o a volte possono essere spam, anche quello fa parte della norma, ma in certi casi sono proprio richieste di prezzo oppure diciamo posto che non hanno un'attinenza con il gruppo. Qua abbiamo un altro esempio di screenshot di articoli in cui sono uscito, ad esempio sull'ANSA, in cui sono stato intervistato, ho conosciuto per pura curiosità un giornalista che aveva il padre in cura e mi ha fatto uscire comunque sia sull'ANSA in un'intervista, mentre questa invece è un'intervista all'Unione Sarda. In questo caso in particolare sono uscito senza pagare, però all'interno del gruppo comunque di comunicazione dell'Unione Sarda avevo acquistato alcuni spazi per fare delle pubblicità più classiche. Qua comunque io parlo proprio di implantologia guidata senza bisturi e questo crea un pochino di autorevolezza per il paziente. Io penso che sia anche giusto perché siamo comunque, a mio parere, anche se l'implantologia guidata con l'Avident esiste da praticamente 5 anni, da fine 2016 se non sbaglio, io penso che comunque sia qualcosa di estremamente innovativo, perché comunque i dentisti sono 60.000 e di Navident ce ne sono meno di 100, quindi direi che è qualcosa che viene fatto molto, cioè presente in pochissimi centri, quindi questo rappresenta senz'altro un vantaggio. Qua abbiamo un'altra intervista su Star Bene sul Corriere dell'Economia e qua abbiamo un esempio di post. Qua al posto di parlare subito di pubblicità, comunque ho fatto una cosa un po' più in diretta, ho pubblicato proprio molto semplicemente la mia intervista su Star Bene con qua l'articolo e qua qualche informazione su come contattarci. Qua poi ho pubblicato il post a cui leggere l'intervista e ho dato qualche informazione senza entrare molto nel dettaglio. Poi questa ads rimandava anche sia all'ingrandimento del post sia a comunicare con noi tramite direttamente Messenger e qua ho lasciato i numeri di telefono. Infine, in quest'altro caso, qua abbiamo una pubblicità che ha ottenuto un risultato ancora maggiore. Qua stiamo parlando di 431 condivisioni, 448 commenti e 3400 like, in cui abbiamo fatto vedere un articolo con cui siamo usciti sempre con il nostro giornale locale che è l'Unione Sarda, in cui iniziamo a parlare proprio prima di tutto come prima fase siamo sul giornale, questo l'abbiamo utilizzato come headline per attirare i vecchi lettori. Poi successivamente abbiamo parlato subito di introdurre quello che noi facciamo, quindi l'implantologia senza bisturi, e abbiamo detto successivamente, dopo aver messo i nostri numeri, abbiamo utilizzato questa nota bene che i pazienti tendono di solito a leggere, in cui abbiamo detto che appunto questa tecnica è data anche ai pazienti che hanno paura del dentista, di interventi lunghi o dell'utilizzo delle paste, in quanto noi utilizziamo comunque lo scanner. E qua poi molto semplicemente ho ripetuto infolista d'attesa. Con questo penso che ho dato un'infarinatura soprattutto sull'importanza di poter comunicare e sul fatto che comunque non bisogna comunicare come fanno la maggior parte delle persone, quindi dicendo che siamo i migliori a prezzo più basso oppure comunicando i prezzi, ma è molto più importante riuscire a crearsi un proprio personaggio che entri in empatia con i pazienti che noi vogliamo trattare
ma soprattutto che ci faccia capire al paziente che noi non siamo migliori ma siamo diversi. Quindi la chirurgia navigata può senz'altro cambiare il modo di lavorare e i nostri risultati, però se i pazienti non lo sanno, ovviamente questo è un problema, quindi noi dobbiamo comunicarlo, perché altrimenti possiamo essere anche i dentisti più bravi del mondo, ma se non lo comunichiamo o se nessuno ci conosce, dopo un po' c'è senz'altro chi lavora più di noi e magari senza metterci nella stessa passione, senza utilizzare le stesse metodiche, ma molto semplicemente perché lo grida più forte di noi. Quindi andare a comunicare sui social, per un certo senso, è sia utile, ma allo stesso tempo anche un dovere per riuscire a evitare di far prendere la maggior parte dei pazienti a queste persone che non fanno nient'altro che gridare e parlare di prezzi più bassi. Quindi senz'altro sono fondamentali. Facebook per me, per i meccanismi di riprova sociale, è il migliore. Instagram può andare bene per allineatori e faccette, ma per pazienti implantologici lasciate veramente perdere. Quindi ricapitoliamo infine le 5 W, che sono chi sei, a chi vuoi comunicare, perché vuoi comunicare e perché il paziente dovrebbe scegliere te, quando comunicare, inteso sia come percorso di consapevolezza del paziente, che allo stesso tempo, quindi beccando al momento giusto, allo stesso tempo nei periodi migliori dell'anno, dove comunicare, quindi abbiamo già detto i social principali, Facebook, Google, YouTube, e cosa comunicare, quindi la vostra idea differenziante. Quindi infine, nella fase AU, abbiamo parlato di come comunicare, che tipo di personaggio utilizzare. Nel mio caso sono per esempio un professionista molto empatico e che cerca di capire al meglio il paziente, quasi come un genitore, anche se la maggior parte dei pazienti può essere mio nonno. E infine dobbiamo decidere lo stile di comunicare, lo stile comunicativo. Quindi lo stile che vi consiglio è uno stile di solito non troppo informale, ma soprattutto uno stile che comunque non sia troppo da venditori di pentole, quindi bisogna trovare il giusto compromesso e senz'altro questo dipende anche da voi. E infine, ultima cosa molto utile è metterci la faccia, può essere anche semplicemente una foto, in certi casi i post con le foto convertono molto di più, ma se riuscite a fare i video sarebbe meglio. Io sinceramente, i video possono essere anche video dei pazienti, delle videotestimonianze, ovviamente dopo che vi lascio una liberatoria. Con questo credo di aver detto tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Perfetto, Andrea, grazie. Allora, ci sono dei commenti da parte vostra, ragazzi, io un paio di commenti ce l'ho, però prima voglio dare spazio a voi. Sì, se posso dire qualcosa io, chiedere sì. Almeno qualcosa. Intanto ti ringrazio, Andrea, Lampis, visto che ce ne sono due, della presentazione è stata molto interessante. Io volevo chiederti una cosa. Facendo la tua gestione dello studio e quindi monitorando un po' i parametri o i punti chiave dello studio, hai fatto anche che, perché così so dove posso arrivare anche nel mio studio, ma hai fatto una indagine per sapere quante nuove prime visite ottieni da questi canali social nel tuo studio al mese? Sì, sì, ma come prime visite siamo solo in implantologia, perché il resto non lo seguo praticamente più io, quindi non le considero. Comunque, implantologiche o almeno di protesi fissa siamo circa 100 al mese, quindi è un buon risultato. Secondo me dovrei riguardare gli ultimi parametri, ma 60 sono dai social e 40 dal passaparola. Passaparola che però in realtà è stimolato dai social, nel senso che io la prima cosa che dico a un paziente che mi vuole portare qualcuno, piuttosto che far parlare il paziente stesso, io ho dei materiali di marketing che ho creato io. E questi materiali di marketing sono anche le stesse riviste, gli stessi giornali con cui sono uscito nell'intervista. Un esempio molto banale, ho acquistato un centinaio di copie di Star Bene nel numero in cui sono uscito nell'intervista, ci ho messo il post-it nella pagina 85 dove sono uscito, e quando qualche paziente mi vuole portare un suo amico, il marito, gli dico molto semplicemente di leggere quell'articolo di giornale e di iscriversi
nel mio gruppo Facebook o di seguire la mia pagina Facebook. Questo mi aiuta. Una cosa che invece io non ho assolutamente fatto, perché penso che il dentista non è un ristorante che deve essere valutata recensione, io non ho assolutamente mai spinto per richiedere delle recensioni, non ho mai fatto senz'altro questo. Più che altro ho sempre chiesto delle referenze, però sinceramente non ho mai coltivato le recensioni, so di pazienti che, di dentisti che proprio stressano i pazienti per mettere la recensione a 5 stelle. Per me questo, per il tipo di pazienti ideale che dobbiamo avere, non funziona. Comunque direi che tra le 7 e 8 visite alla settimana, se non una decina, provengono di tipo implantologico, provengono da Facebook quasi tutte. Google l'ho utilizzato un periodo, però lo stato attuale l'ho sospeso perché ho visto che Facebook mi dà dei risultati maggiori e poi sono dei risultati che comunque vanno successivamente a essere, diciamo, ad accrescersi sempre di più nel tempo, perché più persone al gruppo, più domande ci sono, più questo crea riprova sociale, più tu ad analizzare i vari parametri puoi ottimizzare tutto, ma soprattutto vai proprio a creare una sorta di, non dico di gruppo di pazienti che sono fan, però comunque una certa community di pazienti che si consigliano anche fra di loro. Per me Facebook è proprio, diciamo, il social migliore che può esistere, proprio per i pazienti che devono mettere impianti, però deve essere usato nella maniera corretta, e anche il gruppo è fondamentale. Poi, come ultima cosa che volevo aggiungere, c'è da dire che senz'altro Facebook non dà risultati all'inizio, può essere una battaglia anche estremamente lunga. Io fondamentalmente nel 2014 forse avevo la pagina Facebook appena aperta con 100-200 mi piace, ci ho messo qualche anno ad arrivare ai primi 1.500, poi per procedere, poi, non per dire che i mi piace siano importanti, però comunque è qualcosa che cresce nel tempo, ci vuole molta pazienza. Comunque il momentum, cioè il momento in cui ho iniziato a crescere notevolmente nel gruppo, è stato proprio nel gruppo e nella pagina, è stato durante il lockdown, quando lo sapete meglio di me, c'erano webinar ogni giorno, io facevo dirette ogni giorno, o addirittura consigliavo prodotti, ho inviato ai miei stessi pazienti, ad esempio il no cavity per quando saltavano le otturazioni, visto che tutti non potevamo in quel periodo andare a fare, diciamo, se non delle urgenze estreme, non potevamo ricevere i pazienti. Quindi un esempio, parlavo anche di igiene orale, parlavo di implantologia, sapendo che tutto questo mi sarebbe stato utile. Addirittura ho fatto anche una sorta di rubrica che era SOS dentista online, in cui gratuitamente rispondevo letteralmente a, forse nel periodo del lockdown ho risposto a 200-300 domande nel corso del tempo, tutte sul gruppo Facebook per chi voleva, o altrimenti in privato, e questo senz'altro mi ha fatto passare il gruppo forse dai primi 1.000 membri a 3.500 nel giro di 2 mesi, già per maggio. Poi successivamente adesso siamo a circa 6.000 e ci ho messo altri 2 anni praticamente a farlo. Quindi è richiesto senz'altro del tempo. All'inizio non vedrete dei risultati, ma e vi sembrerà che i vostri sforzi non sono quelli che sono, ma dopo che passa un pochino di tempo i primi risultati arrivano e tornano anche con gli interessi. Comunque, proprio come ultimo consiglio, non basatevi su quelle che sono le web agency, oppure ho visto certe, non faccio nomi, tanto riceverete senz'altro delle email anche voi di proposte. Comunque non seguite queste tipologie di persone, perché hanno un approccio da venditori di pentole, fondamentalmente si basano solo sul creare dei prezzi bassi, di attirare dei pazienti che accedono solo dei prezzi bassi. Da poco mi è arrivata un'email che se abbiamo dei prezzi per arcata sui 5-6 mila euro d'arcata, cioè roba che io neanche ci faccio il provvisorio, comunque loro ci possono trovare dei pazienti, però ovviamente non sono dei pazienti che sono l'ideale, ma sono solo dei cercatori di preventivi. E chi vi assicura 40 prime visite al mese con questa metodica, in realtà vi porta solo delle persone che vanno in giro a fare dei preventivi, e forse solo 2 o 3 si trasformano poi in pazienti effettivi. Quindi non ne vale la pena, sia per la vostra pazienza, sia per diciamo anche quello che è il vostro investimento. Quindi vi consiglio proprio di partire dall'accuratezza di questa metodica, di fare anche dei video
sempre ovviamente con il consenso del paziente, perché comunque è uno strumento che secondo me è ancora dell'incredibile. Ti faccio una domanda, Andrea, il tempo che tu impieghi, cioè tu quando hai iniziato, quanto tempo dedicavi a questo tuo sforzo e adesso che stai a regime, quanto tempo ci dedichi? Il tempo è sempre più o meno uguale, i risultati sono molto maggiori, però ho notato che all'inizio soprattutto ci impiegavo più tempo a scrivere dei vari post, degli articoli. Adesso ho creato il mio format è un pochino sempre lo stesso, c'è sempre un primo titolo per attirare l'attenzione con cui identifico il mio potenziale paziente. Poi dopo cerco di entrare nel suo dialogo mentale, cerco di capire le sue paure, di risolvere i suoi dubbi principali e poi successivamente propongo o una soluzione oppure un approfondimento all'interno di una pagina del sito o del blog. Tutti i miei articoli sono fondamentalmente basati sul evitare gli innesti di osso quando è possibile, sull'evitare l'invasività o sull'evitare degli interventi piuttosto complessi, perché è quello di cui mi occupo. Io, se proprio è un caso in cui l'unico modo di risolverlo sono dei grandi rialzi, io avviso subito che di questo non me ne occupo, comunque posso impegnarmi per cercare dei chirurghi migliori. Adesso abbiamo un chirurgo maxillofacciale che si occupa anche di questo, però fondamentalmente io nel mio ambito sto proprio nella chirurgia flapless quando è possibile, quando non è possibile. Avviso subito il paziente di questo. Ovviamente faccio anche delle rigenerazioni, però nella maggior parte dei casi riesco a risolvere tutto con la guidata, flapless o non flapless. Comunque, sì, in definitiva il tempo è quasi sempre lo stesso, però dà molti più risultati adesso rispetto ai risultati che potevo avere prima. All'inizio avevo dei periodi in cui proprio stavo per mollare, cioè mi ero affidata anche a una web agency, c'era cioè una persona che si occupava di fare i post. E dopo un anno e mezzo che io continuavo a pagare 250 euro al mese, 200 euro al mese, non mi ricordo, i post avevano solo 2-3 mi piace. Addirittura stava diventando una cosa in cui avevo paura, proprio come un locale vuoto, che le persone vedessero che i miei post non prendevano mi piace. Poi ho capito chi ero veramente io, cosa volevo fare e ho creato i miei primi post. Ho iniziato con le pillole contro la paura del dentista e già da lì ho visto che c'era qualche risposta diversa. Prima da avere 2-3 mi piace, sono arrivato ad averne 7-8 nei post, 10, poi 20, poi circa una cinquantina. E quando inizi ad avere un numero del genere, di solito con 50 mi piace, inizi ad avere anche già qualche condivisione, e vuol dire che quello che stai comunicando può essere interessante. Senz'altro, la mini-invasività è uno dei fronti più importanti da comunicare, però gli altri possono essere anche la precisione. Io, ad esempio, se dovessi scegliere uno specialista, magari un chirurgo per quanto riguarda l'oculistica, in quanto sono miope, in futuro senz'altro le cose che valuterei di più è, in un eventuale studio, è la mini-invasività, l'assenza di dolore, quindi una tecnica laser che magari non mi fa mettere le bende nell'occhio per un sacco di tempo, e poi, in secondo luogo, senz'altro anche l'avanguardia dello studio, come si presenta lo staff. Al di là del curriculum del medico, senz'altro, io la prima cosa che guarderei è la mini invasività e la precisione e la sicurezza della metodica. Sicurezza che con Navident anche voi potete dare senza altri pazienti. Puoi quantificarlo però in termini di numeri? Infatti, Cioè un'ora al giorno, 2 ore al giorno, 1 ora alla settimana? io fondamentalmente lavoro alla poltrona dalle 40 alle 50 ore. 10 ore circa mi informo sul marketing e una decina di ore la dedico ai social. Quindi c'ho la settimana da 80 ore alla fine. Il problema è quello. Il problema Io sono è. giovane. No, non è tanto un discorso di. E nemmeno da dire perché hai del tempo. No, no, è proprio perché hai capito, quindi ti faccio i miei complimenti, che hai capito che bisognerebbe dedicargli del tempo. E non è. Non è cioè, è proprio importante, farlo. Come è importante, non so, fare le riunioni con le ragazze dello studio, settimanalmente o mensilmente o che sia. Ci sono delle cose che
che noi non facciamo perché siamo sempre attaccati alla poltrona o che altro, e cosa che invece bisognerebbe anche dedicare del tempo a quello che tu stai facendo. Quindi complimenti. Esatto. Ti faccio però una domanda. Mentre ti ascoltavo, ho provato a cercare il tuo sito. Sì. Com'è il sito, l'indirizzo? Perché non Ah, volevo dire. studi dentistici Lampis, non ho creato il sito di Lampis Dental Clinic. Ok, esatto, dove c'è scritto Istadent, quello? Quello sì era il primo marchio che abbiamo creato, poi alla fine abbiamo direttamente optato per, ora provo a cercarlo, per la Lampis Dental Clinic. Ok, Qua c'è. stavo guardando l'altro, quello che ho scritto Istadent, che è il primo che ho trovato, e ho visto che hai, ecco, sì, bravo, sì, lui, stavo guardando, ho visto che hai inserito delle immagini di YouTube, dei video di YouTube, dove ci sono anche gli interventi, giusto? Può Sì. darsi questo bene. Ecco, Sì. cosa pensi del fatto di mettere dei video per i pazienti dove si vede, anche se è la mini invasività, però comunque sangue e immagini del genere. Pensi che sia efficace oppure no? Ho già la risposta. Su Facebook è meglio non pubblicarli assolutamente. Io questi di solito li faccio vedere in prima visita, in modo particolare quelli meno invasivi. Però ho notato, queste risalgono praticamente la maggior parte di questi video a 5 anni fa, però l'ho tolta come pratica. Non la sponsorizzate con questi, sono durate poco. Forse ne metterò qualcuno con la censura per chi lo vuole vedere. Sul sito, diciamo, sul gruppo Facebook, quindi in privato. Lo voglio fare più per una questione di trasparenza, per far capire un po' al paziente quello che si aspetta, avvisando ovviamente che anche in prima visita, se si impressionano, glielo chiedo subito. Certi non vogliono vedere addirittura l'attacco, ho notato. Oppure anche con lo scanner intraorale, ho visto dei pazienti che si vergognano di vedere la loro stessa dentatura. Quindi quello lo condivido, quindi in modo semplicemente lo utilizzo come matching per fare poi un piano nell'STL, senza magari per forza fargliele vedere in dettaglio. Altre volte invece può aiutare nel caso di valutazione delle condizioni cliniche, soprattutto se uno sminuisce il problema e pensa che un dente non ha problemi, noi possiamo far vedere anche attraverso l'utilizzo dello scanner, poi non so quale utilizzate voi, se lo utilizzate, comunque io utilizzo il TRIOS. Si possono anche andare a vedere le modifiche delle situazioni all'interno della bocca, anche a distanza di mesi col patient monitoring. Comunque, questa è una domanda molto interessante, ma in definitiva sconsiglio di far vedere gli interventi se non in prima visita. Sì, infatti, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi, guarda, sulla questione tempo. Il mio consiglio migliore che posso darvi è di partire proprio con post in pillole, perché più brevi sono, più facilmente voi li potete produrre e più facilmente beccate quello giusto che vi fa capire la comunicazione corretta da adottare con i pazienti. Io ogni tanto ne scrivo alcuni particolarmente lunghi, ma ho notato che a lungo andare sono quelli più brevi che contano. Attirare l'attenzione quindi con un post più breve e poi successivamente procedere con dei post più lunghi di approfondimento o all'interno del sito. Qua ad esempio abbiamo il blog, c'è cioè qualche articolo. Qua abbiamo alcuni articoli tipo questo l'ho fatto in risposta a, non faccio nomi, ma c'è una certa persona del turismo dentale che si vanta di fare l'80% degli interventi di implantologia e anestesia generale. Cioè, per me è un crimine questa cosa. L'80% degli interventi, anche tutti in anestesia generale, cioè per me è un overtreatment incredibile. E ho fatto un articolo anche su di questo, ma ne abbiamo anche altro, qualcuno nel periodo Covid, qualcuno sull'implantologia al diabete. Questo è un articolo piuttosto lungo, che forse ha anche 6 pagine, in cui andiamo proprio a parlare, una breve introduzione del diabete, le complicanze principali dei pazienti col diabete, e tutto questo.
in parte sì per andare a tirare acqua al mio mulino, cioè con l'impiantologia guidata, ma poi questa è anche la realtà. Senz'altro con un flapless, senza andare a fare dei lembi, si riesce nei pazienti diabetici o chi ha deficit di coagulazione ad intervenire meglio. Questo può essere un esempio. Però comunque il blog lo utilizzo come articolo di approfondimento, però tendo a non utilizzarlo tantissimo. Ho anche chiesto il parere di altri dentisti che utilizzano sia il blog che Facebook, tutti mi hanno detto, qualcuno ha anche scritto libri addirittura, e mi hanno detto che in generale, se proprio dovessero monitorare i pazienti arrivati dal blog, non sono tantissimi. La maggior parte è da Facebook con post diretti oppure col passaparola. Poi anche Google è una via che senz'altro funziona, tantissimi esperti di marketing o anche diverse cliniche dentali la utilizzano. A me non piace tantissimo perché si rischia di finire in parte su un comparatore di preventivi, però per una persona che sta cercando, che ne so, un dentista proprio in zona, può essere utile anche questo come campo. Io ti faccio una domanda, poi purtroppo chiudiamo perché comunque le domande sarebbero state diverse che avrei voluto farti, però una mi sembra forse la più pertinente e più interessante per i colleghi, e cioè nella tua esperienza hai identificato un avatar, tu hai parlato di avatar di paziente, no? Quindi di un Sì. paziente, diciamo, una persona ideale, Sì. di chi è particolarmente interessato alla navigata o alla chirurgia, diciamo, c'è una figura di paziente che tu ritieni che per natura abbia una predisposizione verso questa tecnologia? Sì, la buona notizia è che sono tantissimi, tutti gli odontofobici. Ok, quindi Stiamo parlando di quasi l'odontofobico. 50. Sì, tutto. Io poi nel mio caso ho anche scritto un libro, Dal dentista senza paura, che è un libro di quasi 200 pagine che tratta la paura del dentista, partendo dalla paura in senso generico e poi andando a valutare come risolverla, le sue conseguenze, e poi parlo di tutti i tools. Il libro è stato scritto prima del Navident, senz'altro ne farò un'altra edizione. Comunque questo libro parlo anche dell'implantologia guidata, dello scanner intraorale per chi ha paura delle impronte, oppure faccio vedere dei casi studio, della sedazione cosciente, l'utilizzo dell'ansiolisi, dei visori per distrarre il paziente, insomma parlo di tutte queste cose. L'odontofobico senz'altro è uno dei pazienti più importanti che dà tantissime soddisfazioni. Se però voi vi sentite di doverlo trattare, cioè io ho particolare affinità per i pazienti proprio che hanno paura del dentista, non dico che tendo a essere croce rossino, però quando un paziente è molto timido, si vergogna, quando vedo che è proprio disperato e allo stesso tempo vedo che comunque ha fiducia nella figura del medico come era un tempo, questi per me sono i pazienti con cui mi trovo più in sintonia, senz'altro. Quelli che odio a tutti i costi sono quelli che, proprio lo dicono anche spudoratamente, arrivano col mazzo di preventivi, che dicono che si stanno facendo il giro. Quelli sono dei pazienti che si possono evitare molto semplicemente non andando a pubblicare i prezzi, anche perché non è giusto dal punto di vista professionale considerare tutti i pazienti uguali. Io stesso comunque, se dei pazienti sono molto anziani oppure hanno una quantità di osso limitata, posso mettere qualche impianto in più. Quindi trovo proprio che sono delle cose oscene questi prezzi che vediamo, 3.900 l'arcata. E il primo modo per differenziarci è proprio evitando questa tipologia di pazienti. Poi, senz'altro, i pazienti con un grado di istruzione piuttosto elevato. Io ho notato che tantissimi pazienti che accettano i preventivi e soprattutto sono impressionanti da questa metodica sono, almeno per quanto riguarda le donne, senz'altro di più, perché sono anche molto odontofobiche, tendono a dirlo maggiormente. E tra le donne ho visto un incredibile tasso di accettazione tra gli insegnanti, le OS e le infermiere. Tra i maschi ho visto un tasso di accettazione piuttosto elevato tra infermieri, personale sanitario, i medici subito all'istante, farmacisti anche, comunque sono persone un pochino di un certo livello culturale e anche reddito. Però un altro molto interessante, gli ingegneri ho visto. Gli ingegneri senz'altro perché comunque sono molto interessati ai dettagli tecnici e alle tecnologie. Ingegneri, queste persone che comunque si occupano di tecnologie in un certo senso, anche di informatica,
se voi gli fate vedere proprio lo stesso progetto al paziente, rimangono affascinate e una volta che vedono la tecnologia del Navident, senz'altro possono accettare con molta più probabilità un preventivo. Oppure anche, se andiamo a guardare un'altra demografica, che invece è quella che può essere considerata, diciamo, dei paesi o delle città, io ho notato che nei piccoli paesi c'è ancora più rispetto per il medico e tendono a girare di meno i preventivi. Oppure ho notato, poi, vabbè, io sono in Sardegna ed è una terra anche di molti agricoli e molti pastori, io ho visto che comunque anche queste persone tendono ad avere tantissimo rispetto e sono fra le persone proprio migliori in assoluto e che spesso danno più soddisfazioni. Oppure per quanto riguarda le grandi città, invece lì vedo qualche problema in più, perché comunque sono dei pazienti che sono bersagliati continuamente dalla pubblicità di grandi catene. E lì quando comunicate a loro dovete pensare di dover comunicare a un paziente che ha il suo dentista di fiducia che poi non si occupa di impianti. Quindi dovete praticamente andare a creare il clima di familiarità che c'era col suo vecchio dentista, che però magari non esegue impianti, oppure gli ha detto che non aveva osso, oppure che voleva fare solo ponti di mando denti sani. Quindi c'è senz'altro anche in città questo aspetto particolare. Se vi impegnate un pochino, potete trovare tra i vostri stessi pazienti, se lavorate in città oppure in centri abitati di grandi dimensioni, potete vedere che questi pazienti comunque hanno già un loro dentista di riferimento, ma magari questo dentista non fa impianti. Quindi il tono di comunicazione e l'accoglienza deve essere senz'altro qualcosa molto familiare e soprattutto il paziente odia essere sbattuto da un dentista all'altro come fanno le grandi cliniche. Ultima cosa da dire in questione, io di solito a seconda dei pazienti faccio io stesso il preventivo, non ho commerciali perché ho visto che tutte le cliniche un po' strutturate hanno commerciali. Per me non è una cosa che non è giusta, per me se il medico fa il preventivo deve essere lo stesso medico. Non dico a parlare di finanziari e di tutto il resto, ma almeno fare il piano di trattamento e poter concordare qualcosa insieme al paziente. Per me è molto importante perché comunque, soprattutto i pazienti che tendono ad essere dei pazienti vecchio stampo oppure avere rispetto del medico, preferiscono parlare con un medico e non che ci sia una barriera con un commerciale. Perfetto. Andrea, io fermo qui che sono le 30 e quindi giustamente Andrea e gli Mi altri dilungate colleghi un pochino se... devono andare comunque a riposarsi perché domani c'è una lunga giornata di lavoro. Io intanto però ti faccio i miei complimenti perché nonostante la giovane età sei una persona di grandi esperienze e queste tue esperienze comunque le stai mettendo a fattor comune con quanti no, avranno la possibilità, noi sicuramente, ma quanti non avranno la possibilità di riascoltare questa registrazione. Io mi riprometterei, alla luce anche, diciamo, delle informazioni che stai dando, che sono comunque molto interessanti, di poter magari ripercorrere questo percorso che tu hai condiviso con noi anche in un'altra situazione, in un'altra sede e in un'altra sessione. E quindi ti chiedo di renderti poi disponibile a farlo in futuro. Detto questo, io ringrazio tutti quanti voi per la pazienza e per la motivazione e niente, ci teniamo aggiornati il prima possibile. Ok, Grazie va a tutti benissimo, un e saluto a tutti. grazie a tutti quanti. Va benissimo, ciao.